Allora, ok, allora noi abbiamo visto stamattina la definizione di differenziabilità. La ripeto perché è di fondamentale importanza. F, diciamo, F è definita da A a valori in R. A è un aperto di Rn, con 0 il punto di A. F si dice differenziabile in x con 0 se solo se per definizione esiste un vettore A appartenente a Rn tale che il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 meno A scalare x meno x con 0 tratto la norma x meno x con 0, questo limite vale 0. Ok, se esiste questo A, necessariamente se F è differenziabile in A è differenziabile in x con 0, in x con 0 A risulta essere uguale, allora A è uguale al gradiente di F. Non solo, se andiamo a fare la derivata direzionale rispetto al vettore n in x con 0, questo è uguale al gradiente di F in x con 0 scalare n. Ok. Inoltre abbiamo visto che se F è differenziabile anche continua, quindi questa definizione di differenziabilità è giusta, diciamo è giusta, ci dà delle, almeno implica la continuità, ci dà una serie di informazioni che sono molto utili. Una cosa che non ho detto stamattina, chi è il differenziale di f in x con 0? Il differenziale di f in x con 0 è l'applicazione lineare, è un funzionale lineare che ha v appartenente a Rn associa il gradiente di f in x con 0 scalare v. Questa applicazione lineare qui e quella di a v associa a scalare v, sarebbe, siccome a è il gradiente f in x con 0, questa applicazione lineare è un'applicazione lineare, applicazione, funzione, funzionale perché va da Rn in R, no? Lineare che si chiama, prende il nome, differenziale della funzione f nel punto x con 0. Quindi il differenziale di una funzione in un punto è un'applicazione lineare. Cominciate a mettere da parte queste informazioni. Il A è un vettore, è il gradiente, ma il differenziale non è un vettore, è un'applicazione. Quale applicazione? Quella che ha V associata alla scala V. È un'applicazione funzionale lineare associata in maniera automatica da A. No, prendi V, fai A scala V. Applicazione di A. Okay. Ora, come si fa? Come si fa a vedere se un'applicazione, cioè, perché noi non ci possiamo mettere a fare, a controllare questo limite per verificare se un'applicazione è differenziabile in x con 0, non possiamo fare questo tutte le volte, perché si tratta di fare un limite in R2, in Rn, e abbiamo visto che fare limiti in R2 in Rn non è facile, cioè lo puoi fare lungo una direzione e capisci quanto può valere il limite, però poi devi dimostrare che il limite esiste,
ed è quel numero là. Cioè il valore del limite lo puoi anche trovare, però devi dimostrare l'esistenza del limite. E quindi come si può fare? Beh, c'è un teorema che io adesso enuncio, non lo facciamo perché adesso è pomeriggio e quindi voglio solo usarlo questo teorema in qualche esercizio, però lo devo enunciare, poi lo dimostriamo la prossima volta. Allora, prima di teorema devo dare delle definizioni. F C0 di A è la classe delle funzioni continue su A, uguale l'insieme delle F da A in R continue. Chi è C1 di A? C1 di A è l'insieme delle F da A in R tali che esistono tutte le derivate parziali della nostra funzione in ogni punto di A e per ogni i che va da 1 ad n, e inoltre f df in dx con 1 df in dx con n sono tutte appartenenti a C0 di A. Cioè C1 è la classe delle funzioni continue insieme a tutte le sue derivate prime. Chiaro? Le derivate sono le derivate parziali. Quante ce ne stanno di derivate parziali? Se una funzione ha n variabili, quante derivate parziali ha? N. Le derivate parziali sono n, una per ogni variabile, no? Per esempio, se la funzione è una funzione di due variabili, c'è la derivata parziale rispetto a x e la derivata parziale rispetto a y. Poi vediamo così. Okay. Quindi C1 è questa classe qua. Perché è importante? Perché c'è questo teorema che si chiama teorema del differenziale totale, appartiene a C1 di A, F è differenziabile in ogni punto di A. In realtà questo teorema la prossima volta scriviamo pronunciato in maniera leggermente diversa, vale anche puntualmente, cioè se la funzione possiede tutte le derivate parziali la funzione delle derivate parziali sono continue in x con 0, la funzione è differenziabile in x con 0. Quindi vale punto per punto la cosa. Chiaramente se C1 in tutto A soddisfa le ipotesi in ogni punto di A e quindi è differenziabile in ogni punto. Quindi sostanzialmente nessuno si mette a controllare che la funzione sia differenziabile, tutti quanti guardano se la funzione è C1, se è C1 automaticamente è differenziabile. Chiaro? Uno però, le cose non sono equivalenti, eh? Cioè C1 implica differenziabile, differenziabile implica continuo, tutte le implicazioni opposte non vanno. Quindi C1 è meglio che differenziabile. Ci sono degli esempi di funzioni che sono differenziabili ma non solo C1. Tuttavia non entreremo in questi dettagli tecnici, ma noi ci basta sapere che se è C1 è differenziabile. Però il problema si risolve solo in parte, perché adesso vediamo come si calcola la derivata parziale. Poi però, anche se io so calcolare le derivate parziali, devo verificare che sono continue. Ma uno dice, ma continuo non è fare un limite?
verificare che continua in un punto significa che il limite di f di x per x che tende a x con 0 è uguale a f di x con 0. Beh sì, però in realtà noi sappiamo gratis che tutta una categoria di funzioni sono continue. Per esempio, allora, quindi il problema si sposta su due fatti. Primo, e qua adesso faremo numerosi esercizi ad esempio. Primo, sapere, come faccio a sapere se una funzione è continua? E adesso vediamo come facciamo. Secondo, una volta che so se determinate funzioni sono continue o meno, come si fanno le derivate parziali? Ok? In un punto generico, ok? Almeno delle funzioni elementari. Allora, cominciamo con la prima questione. Allora, cominciamo con un lemma. Prendiamo un'applicazione phi da Rn in R lineare. Allora, primo fatto, esiste un vettore che chiamiamo A di Rn tale che φ di x è uguale ad A scalare x. Secondo, φ è lipschitziana di costante la norma di A e quindi è continua. E dunque continua. Allora, questo è importante saperlo per tutta una serie di cose, questo tornerà più volte questo fatto. Quindi, tra l'altro, quando noi vabbè, qua l'ho cancellata la definizione di differenziabilità. Se vi ricordate, nella definizione di differenziabilità, quando c'è quel pezzo A scalare x meno x con 0, esiste A, potevamo anche dire esiste un'applicazione lineare L tale che al posto di A scalare x meno x con 0 ci potevamo mettere L di x meno x con 0, che è un'applicazione. Dire un'applicazione lineare calcolata in V o dire A scalare V è la stessa cosa per un certo vettore. Chiaro? Oh, adesso fate mente locale su questo. Non è difficile. Allora, dimostrazione. Allora, Φ di X è uguale a Φ. Siamo in Rn, quindi x essendo un vettore di Rn lo posso scrivere come somma per i che va da 1 a n delle coordinate per i vettori della base canonica. Ok? Siccome l'applicazione è lineare, questo lo posso scrivere come somma per i che va da 1 a n di x con i per φ di e con i. Lineare deve rispettare combinazioni lineari, ricordate? Bene, allora questo qua lo chiamo per definizione, lo chiamo A con I. Quindi questo qua mi diventa somma per I che va da 1 a n di x con I A con I. E chi è questo? È A scalare x, dove ripeto, A è il vettore,
phi di e con 1, phi di e con 2, phi di e con n. Ok? Quindi il primo punto è banale, abbiamo applicato la linearità. Il secondo punto, quando io vado a fare phi di x meno phi di y, questo chi è? Scusate, qua non ci vado, semplicemente la differenza. Questo è uguale al valore assoluto di a scalare x meno a scalare y, di quello che abbiamo detto prima. Questo è uguale al valore assoluto di a scalare x meno y. Ma qui posso usare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e dire che questo è minore o uguale alla norma di a per la norma di x meno la, la norma di x meno y. Quindi vedete cosa ho trovato? Ho trovato che la distanza, questo chi è? In R, questa è esattamente la distanza tra f di x ed f di y, è minore o uguale della norma di A per la distanza di x da y, perché qua siamo in Rn e la norma, la distanza è la norma della differenza. E che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato esattamente quello che sta scritto. Ora, se l'applicazione è lipschitziana, sapete benissimo che abbiamo dimostrato in analisi 1 che se la lipschitziana è uniformemente continuo e quindi è continuo, quindi fine della dimostrazione, okay? Quindi le applicazioni lineari intanto sono continue, ok? Quali sono le applicazioni lineari? Per esempio le proiezioni. Se io prendo un vettore, le funzioni coordinate, allora se io ho due variabili x e y, prendo la funzione x, questa è continua? Certo, è un'applicazione lineare della coppia xy. Cosa fa? Estrae dalla coppia xy una variabile, una proiezione. È un'applicazione lineare. Le proiezioni sono proprio una base dello spazio di applicazione. Le applicazioni lineari sono pure loro uno spazio vettoriale. Però, cioè l'idea qual è? L'idea è che tutte le coordinate sono funzioni continue, quindi se io sto in R3 e le mettiamo in R5, le coordinate le chiamo x1, x2, x3, x4, x5. Le funzioni coordinate, per esempio x3 è una funzione continua, x2 è un'altra funzione continua, 3x2 più x3 è una funzione lineare e quindi continua. E x2 per x3 pure è continua. Perché? Valgono gli stessi teoremi di analisi 1. Se vi ricordate, analisi 1 che diceva? La somma di due funzioni continue nello stesso punto è ancora una funzione continua. Il prodotto di due funzioni continue è una funzione continua. Il rapporto di due funzioni continue è ancora una funzione continua. Ovviamente il denominatore in quel punto deve essere diverso dal suo. Quindi, fino a che facciamo somme, prodotti e rapporti, le funzioni rimangono continue. Domanda: questa funzione di due variabili continua o no? Dove è definita innanzitutto? In tutta R2. Se sei una funzione di due variabili, in tutta R2. Perché? Questa è maggiore o uguale di 0, maggiore o uguale di 0, qua ci sta 1, quindi il denominatore non sa nulla mai. Il numeratore è un polinomio, quindi è definita su tutta R2. E su tutta R2 com'è? È così. Perché questa si ottiene facendo, allora la x è una funzione continua, la x è una funzione continua, x al quadrato è continua, x al quadrato per y è continua, la y è continua, y per y è continua, la somma di questa è continua, questa pure è continua per gli stessi analoghi motivi, questa fratto questa è continua. Cioè tutte le operazioni di somme, prodotti e rapporti non cambiano la continuità. Ovviamente quando andate a dividere per qualcosa in un punto dove il denominatore è 0, quello non lo potete proprio fare, non è che è continuo o discontinuo, cioè non lo potete proprio fare. Per esempio, se io qua ci metto, ci tolgo l'1, questa funzione è definita in tutto R2 meno l'origine, perché nell'origine c'è il denominatore 0.
Dice, ma anche il numeratore fa 0, non mi importa, basta che il denominatore fa 0, non so può. Chiaro? Quindi questa qua è definita in tutte le due meno l'origine, però in tutte le due meno l'origine è continua. È chiaro come funziona? Ok. Allora, adesso scriviamo il lemma 2. Abbiamo f, g, due funzioni definite su a, a valori in r, a come al solito sta in rn, con 0 al punto di a, f e g, entrambe continue nel punto x con 0. Allora, lambda f più mu g è continua in x con 0 per ogni lambda e mu appartenente a r, f per g è continua in x con 0. Poi mettiamo se g di x con 0 è diverso da 0, f su g è definita in un intorno di x con 0 e continua nel punto x con 0. Ok? Che è quello che abbiamo detto prima, cioè la somma, qualunque combinazione lineare di funzioni continue, funzione continua, il prodotto di funzioni continue, funzione continua, il rapporto di due funzioni continue, ovviamente il denominatore, questo vale nei punti dove entrambe le funzioni sono continue e il denominatore è diverso. Non basta però, sia inoltre h una funzione da r in r continua in f di x con 0. Allora h composto f va da a a valori in r ed è continua in x con 0. Oh, qua cosa sto dicendo? Sto dicendo che anche il prodotto di composizione è continuo. Questo che mi dice? Mi dice per esempio se prendiamo la funzione arco tangente di x y quadro fratto 1 più y alla quarta, ci sono problemi per questa funzione a s continuo? Allora, y alla quarta è continuo, 1 è continuo, la somma è continua, sa nulla mai? Non sa nulla mai,
sopra x per y quadro è continuo. L'arco tangente dove è definita? Su tutto R. Arco tangente xy quadro è definito dappertutto. E quindi si può sempre calcolare. Siccome l'arco tangente è definita e continua in tutto R, qualunque sia, diciamo, il prodotto di composizione è comunque continuo su tutte le due. E quindi il rapporto di quelle due funzioni è continuo su tutte le due. Cioè, in poche parole, che dovete fare? Dovete, come al solito, controllare i domini, ma una volta che avete controllato i domini, dove la vostra funzione è definita come prodotto di composizione di funzioni di più variabili, di funzioni di una variabile e di funzioni di più variabili, automaticamente tutte le funzioni note che conoscete, che sono continue, certamente se ci metto la funzione segno di x per y quadro, allora non va bene, perché la funzione segno di xy quadro non è continua. Per esempio, la funzione y quadro è sempre positiva tranne dove y uguale a 0 che è 0. Andiamo a vedere la funzione segno di xy quadro. Questa qua è una funzione, quanto vale? Vediamo un po'. Io dico che in questo quadrante vale 1, in questo quadrante vale 1, ma su quest'asse vale 0. Qua e qua vale 0, sugli assi vale 0, qua vale meno 1 e qua vale meno 1. Perché? Allora, mettiamoci nel primo o nel quarto quadrante. Y quadro è positivo, x è positivo, il prodotto è positivo, il segno di una roba positiva vale 1. Però se y vale 0, cioè sull'asse x, questo vale 0, il segno di 0 fa 0. Quindi dov'è che questa fa 0? Dove si annulla xy quadro, ma xy quadro si annulla o dove si annulla x o dove si annulla y, quindi sugli assi vale 0. Sui quattro quadranti invece qua xy quadro è positivo, quindi il segno vale 1, e qua xy quadro è negativo e il segno vale meno 1. Quindi lo vedete, questa funzione qua si vede a occhio che non è continua, no? Perché qua c'è il valore di meno 1, quando mi avvicino a questi punti, in questi punti vale 0. E non è più vero che sia continuo, no? Perché il limite della funzione non è uguale al valore della funzione. Oh, quindi sta funzione qua non va bene, ma perché non va bene? Perché non è continua lei di partenza. La funzione segno di una variabile in 0 non è continua, quindi ovviamente dove questa vale 0, quando vado a fare la composizione, non è continua. Invece quella funzione là è continua. Quindi sostanzialmente questo lemma, che non dimostriamo, la dimostrazione è banale, basta ripetere quella di analisi 1, è uguale, non è che ci cambia qualcosa. Questo lemma che ci dice? Ci dice che sostanzialmente tutte le funzioni elementari che conosciamo da sempre, anche se le usiamo con più variabili, dove sono definite, se sono su rapporti, prodotti di composizione di funzioni continue, sono continue. Che vuol dire, siamo tranquilli, per sapere la continuità. Capito? Ok. Adesso, senza mettere altra carne a cuocere come teoria, andiamoci a fare un po' dal punto di vista degli esercizi, cosa sarà difficile fare? Cioè, difficile, un minimo che richiede un minimo di esercizio. Sarà il dominio. Ok, allora andiamo a fare un po' di domini. Andiamolo a fare per funzioni di due variabili, perché sono quelle più, diciamo, facili da fare. Allora,
cominciamo a fare logaritmo, per esempio, una funzione di due variabili. Logaritmo della radice di x più y fratto, mettiamo x quadro più y quadro più y. Voglio calcolare il campo di esistenza di questa funzione. Quali sono le condizioni da imporre? Allora, dovrei imporre, la prima cosa è il denominatore diverso da 0. C'è bisogno? No, perché è una somma di quadrati, più 1 sicuramente è maggiore di 0. Poi la seconda condizione da imporre qual è? L'argomento del logaritmo maggiore di 0, quindi radical x più y positivo. E poi l'argomento della radice maggiore o uguale a 0. Ok. Ok. Allora andiamo a fare a disegnare nel piano x maggiore di maggiore o uguale di 0, chi è? X maggiore o uguale di 0 è questo. Questa è la zona x maggiore o uguale di 0. È un semi piano. Poi la prima, come la posso scrivere? Possiamo scrivere y maggiore di meno radice di, meno radice di x. Radice di x qua la possiamo fare perché fa così. Radice, quando non è specificato, si intende sempre quella aritmetica, quindi quella aritmetica è positiva col meno davanti. Questa è la funzione y uguale a meno radice quadrata di x. Allora, qual è la zona che mi interessa? La zona che mi interessa è tutta questa, perché devo fare l'intersezione, questo con x maggiore o uguale di 0. Fate attenzione però, questa semiretta ci sta, e questa curva non ci sta. Per esempio, se qua prendiamo il punto 4, qua viene il punto 4 meno 2, scusate, viene il punto meno 2, sì, 4 meno 2. Ah, il punto 4 meno 2 nel dominio non ci sta, infatti se noi ci mettiamo logaritmo di radice di 4 che fa 2, meno 2, 2 meno 2 fa 0, logaritmo di 0 non se lo fa. Quindi questi punti qua non ci sono nel dominio. Invece questi sì, tranne l'origine. 0 non va bene perché viene logaritmo di 0 più 0 che fa? Logaritmo di 0 non si può fare. Invece per esempio 0, 2 va bene perché logaritmo di 0 più 2 si può fare. Allora, com'è fatto il dominio? È un aperto? No, non è un aperto, perché questo pezzo di frontiera non ce l'ha, questo pezzo di frontiera invece ce l'ha. Non è un insieme particolarmente problematico, però se noi il dominio lo chiamiamo E, questa funzione normalmente la andiamo a considerare sulla parte interna lì. Per così, per stare sicuri, non avere problemi. Però in realtà anche questi punti non danno non danno problemi. Va bene? Ok. Il dominio non risulta un aperto. Se vogliamo, se lo vogliamo aperto, ci dobbiamo togliere questa mezza, questa semiretta. Quindi questo è.
questo è il dominio, campo di esistenza. Ok? Ok. Allora, come si fa? Allora, prendiamo XY in E aperto. Come si fa a fare la derivata parziale di f rispetto a x nel punto xy? È molto semplice. Non mi metto qua a giustificarlo, se volete vi fate l'esercizio, ci vogliono due minuti. Praticamente, se volete fare la derivata parziale di f rispetto a x, dovete derivare y rispetto a x come se la y fosse costante. Quindi quanto fa questa derivata? La facciamo, la dobbiamo fare x quadro più y quadro più 1 al quadrato. Poi dobbiamo fare la derivata del numeratore 1 fratto la radice di x più y per 1 su 2 volte la radice di x per x quadro più y quadro più 1 meno 2x per logaritmo della radice di x più y. Perché? Come ho fatto? Ho fatto in questo modo. Ho usato la leva di derivazione di un rapporto, però sto derivando rispetto alla x, quindi vabbè, il denominatore intanto va al quadrato. Ora devo fare la derivata del numeratore. La derivata del logaritmo è 1 fratto il suo argomento, però io devo derivare rispetto a x. Quando ho fatto 1 fratto il suo argomento, poi devo derivare l'argomento rispetto a x. Come l'argomento è la radice di x più y, quando vado a derivare rispetto a x, la y derivata rispetto a x mi fa 0. Invece la radice di x derivata rispetto a x mi fa 1 su 2 radice di x. Quindi questa è la derivata del numeratore per il denominatore non derivato, x quadro più y quadro più 1, meno la derivata del denominatore. Ma la derivata del denominatore chi è? La derivata di x quadro fa 2x, tutto il resto è come se fosse una costante, quindi derivata rispetto a x sparisce, per il numeratore non derivato. Chiaro? Ok. Se voglio fare la derivata rispetto a y, allora che cosa abbiamo? X quadro più y quadro più 1, poi abbiamo 1 fratto la radice di x più y che moltiplica x quadro più y quadro più 1 meno 2y per il logaritmo di radice di x più y. Vedete? Stavolta è qua al quadrato, eh? Il denominatore va sempre al quadrato. Poi la derivata del logaritmo è 1 fratto il suo argomento, però sto derivando stavolta rispetto a y. Stavolta quando derivo la radice di x più y rispetto a y, la derivata fa 1. Quindi qua non c'è più questo termine che c'era qua. Per il denominatore non derivato, meno la derivata del denominatore rispetto a y fa 2y per il numeratore non derivato. Quindi la derivata parziale è un esempio più complicato direttamente, ma cioè potevamo fare all'inizio un esempio un po' più semplice, no? Però non è, funziona. Ok, queste sono le due derivate parziali. Allora vedete perché ci siamo messi qua in E aperto. Se adesso vado a prendere un punto che stava qua, che succede alla derivata? Che sto verso qua non ci sta. Allora, dice, ma io come faccio a sapere che la funzione è derivabile? Come sapevi che era c0? Nel momento in cui le due funzioni, le derivate si calcolano in questo modo, derivando cioè rispetto a una variabile, mantenendo l'altra fissa come se fosse un parametro,
Beh, tu in realtà sai anche che le funzioni sono C1. Perché? Perché quelle funzioni che tu avevi, trattando una funzione come una variabile come parametro, sono comunque anche di classe C1 nell'altra, in una variabile. Cioè qua la funzione logaritmo, dove la parte interna di dove è del dominio, è di classe non C0 ma C infinito. Il quadrato, la radice quadrata e tutto il resto sono tutte funzioni di classe C infinito nella parte interna del loro dominio. Perciò ci mettiamo nell'aperto. Perché così, quando andiamo a fare le derivate, automaticamente ci vengono anche le derivate, ci vengono, si possono fare e vengono con continuo. Semplicemente perché? Perché le funzioni che abbiamo usato nelle somme, prodotti, rapporti e funzioni di funzioni non sono solo C0, ma sono anche C1, C2, C3, C4, C infinito. Chiaro? Ok. Quindi questa funzione qua, quella là, lo sappiamo che è C1, però C1 dove stavolta? Non su E, ma sulla parte interna. È C1. Perciò ci mettiamo sempre negli aperti. Quindi su E è definita come funzione e là è pure continua. Quindi la funzione F è continua fino a qua compresa. Invece se la vogliamo C1, quel pezzo lo dobbiamo togliere. Perché semplicemente le derivate su quel punto, su quella semiretta là, non sono definite. O almeno, sì, se non sono definite. Sicuramente la prima non è definita, perché qua c'è 1 fratto radice di. L'altra invece sì, perché l'altra non c'ha problemi, ci sta la y. Ok, adesso però ci potrebbe venire voglia di fare che cosa? Di fare altre derivate. Cioè, questa funzione qua a sua volta possiamo vedere se è derivata. Questa è una funzione di una variabile. Possiamo provare a farne le derivate. Se esistessero e fossero continue anche le derivate di questa e di questa, potremmo dire che la funzione invece che è di classe C1 è di classe C2, cioè possiede le derivate seconde. Il problema qual è? Se è una funzione di n variabili, la funzione è una, le derivate prime sono n, perché ce n'è una per ogni variabile. Le derivate seconde quante sono? N quadro. Perché ogni derivata la potete riderivare rispetto a ciascuna delle n variabili. N per n fa n uguale. Quindi già per esempio se n fosse 7, le derivate seconde sarebbero 49. Qua è più facile perché le funzioni di due variabili, le derivate prime sono 2, le derivate seconde quali sono? 4. Oh, però in particolare me ne interessano 2. Allora, innanzitutto come si denotano le derivate seconde? Si denotano così. Per esempio, questa è una derivata seconda. Che significa? Come si legge? Si legge derivata due volte, si parte da destra, prima rispetto a x e poi rispetto a y. Quindi che devo fare? Quale devo derivare delle due? Devo derivare questa rispetto a y. Andiamo a fare uguale, c'è una bella frazione lunga. E perché che dobbiamo fare? Dobbiamo fare la derivata di questo, di questo rapporto, no? Quindi qua mi viene x quadro più y quadro più 1 alla quarta. Poi devo derivare questa rispetto a y. Allora, cominciamo a mettere una bella parentesi qua, no?
Allora, cominciamo a, a derivare il numeratore rispetto a y. Allora, qua c'è un prodotto. Ma qui abbiamo meno 1 fratto radice di x più y al quadrato, perché la derivata di questo è meno 1 fratto la roba qua, per 1 su 2 radice di x per x quadro più y quadro più 1 più y su radice di x per 1 fratto radice di x più y, poi meno 2x per 1 fratto radice di x più y, tutto per x quadro più y quadro più 1 al quadrato meno due volte x quadro più y quadro più 1 per la derivata di y quadro di quell'intero che fa 2y, quindi 2 per 2 fa 4, viene 4y, per tutto il numeratore. E il numeratore adesso dovrei ripetere tutto. Allora, tutto questo lo chiamo n, n di xy per n di xy. Per abbreviare, perché sennò devo ricopiare tutto quello. Allora, vediamo un po' se è giusto. Io che cosa devo fare? Devo fare la derivata di questo. Allora, questo qua devo derivare rispetto a y. Questo non conta perché tanto è una costante. Però qua rispetto a y c'ho la dipendenza y sia qua che qua. Questo è un prodotto. Devo fare la derivata di un prodotto, cioè la derivata del primo per il secondo più la derivata del secondo per il primo. Poi devo derivare questo, 2x è una costante, per 1 fratto radice di x più y, per la derivata di y rispetto a y, che fa 1, tutto per il denominatore non derivato, meno la derivata del denominatore per il numeratore. Andiamo adesso a fare la derivata seconda di f, fatta prima rispetto a y e poi rispetto a x, che significa? Significa che stavolta devo prendere questa e la devo derivare rispetto a x. Come si fa a derivare? Allora, il denominatore si deve fare sempre al quadrato. Poi cosa devo fare? Devo fare la derivata del numeratore, però stavolta la devo fare rispetto a x. Quindi devo fare meno, allora mettiamo sempre la solita parentesi quadra, 1 fratto radice di x più y al quadrato per 1 su 2 radice di x per x quadro più y quadro più 1 più 2x fratto radice di x più y meno 2y per 1 fratto la radice di x più y per 1 su 2 radice di x, tutto quanto per il denominatore non derivato, meno 4x quadro più y quadro più 1, 4x per m di xy, dove m di xy è questo. Ora andiamo a vedere che se due derivate si assomigliano molto, cioè i denominatori intanto sono uguali,
Allora, questo pezzo qua, cancelliamo mano a mano i pezzi dove li identifichiamo sopra e sotto. Questo pezzo qua, lo vedete che è uguale sopra e sotto? Poi, questo pezzo qua, vediamo un po'. Poi questa dovevamo derivare rispetto a x, vediamo se abbiamo fatto bene. Sì. Allora, questo pezzo qua, qua non mi trovo con i segni, però vediamo se ho fatto bene. Sicuramente ho sbagliato un segno da qualche parte, perché vediamo un po' dove ho sbagliato. Rispetto a x, no? Allora, innanzitutto andiamo a vedere un po' qua, m ed n. Tra m ed n che succede? Che, ok, questo pezzo qua, quando lo vado a moltiplicare qua per meno 4i, questo pezzo qua, quando lo moltiplico per meno 4x, e questo pezzo qua lo moltiplico per meno 4y, no? Se ne vanno, sono uguali. Invece, l'altro pezzo non è uguale. Insomma, adesso dobbiamo fare lo sviluppo e far vedere che questa derivata qui, se non abbiamo fatto errori, è uguale a questa. Cioè tutti i pezzi che stanno qua si devono trovare con tutti i pezzi che stanno qua. Perché ho esagerato con la complicazione. Facciamolo senza denominatore. Ripartiamo con un'altra, se no facciamo notte. Comunque è così. Facciamolo vedere con una funzione più semplice. Non sono, chiaramente qua non sono certo di... Ehi, perché viene lungo il conto? Perché ci sono vari pezzi dove non sono uguali, però andandoli a sommare potrebbero ancora essere uguali. Cioè non sono sicuro né di aver fatto bene né di aver... perché se ho sbagliato qualche segno è chiaro che... però non sono sicuro neanche di aver fatto male in realtà, semplicemente che la verifica viene troppo lunga. Facciamolo semplicemente con questa funzione qua, g di xy uguale logaritmo della radice di x più y. Facciamo la derivata prima, le derivate prime, dg in dx va 1 fratto la radice di x più y per 1 su 2 radice di x, dg in dy fa 1 fratto la radice di x più y. Adesso andiamo a fare la derivata seconda
di g fatta prima rispetto a x e poi rispetto a y, il che vuol dire che devo derivare questa rispetto a y. Questa chi è? È 1 su 2 radice di x, è una costante, qua devo moltiplicare per meno 1 fratto y più radice di x al quadrato. Per la derivata di y più radice di x rispetto a 1 che fa 1. Andiamo a fare quest'altra derivata, la derivata seconda di g xy, fatta prima rispetto a y, poi rispetto a x. Stavolta devo fare meno 1 fratto la radice di x più y al quadrato per la derivata di questo argomento rispetto a x che fa 1 su 2 radice di x. E adesso vedete che effettivamente sono 1. Qua è più facile. Oh. Se andate a fare il conto sull'altro ve lo lascio come esercizio a casa, perché insomma qua se lo voglio sviluppare con una, diciamo, grandezza adeguata della scrittura impegniamo più di due lavaggi. Anche qua quelle due derivate seconde risulteranno uguali. Quindi uno si può chiedere, mo è un caso che risultano uguali o ci sta qualcosa sotto? La risposta è che ci sta qualcosa sotto, cioè non è un caso che siano uguali. Quando è che le derivate sono uguali? Quando l'unica cosa che cambia è l'ordine di derivazione, e ovviamente devono essere soddisfatte certe ipotesi. Cioè, se io derivo due volte, una volta rispetto a x e una volta rispetto a y, oppure derivo due volte, una volta rispetto a y e una volta rispetto a x, il risultato sotto certe ipotesi non cambia. Vi posso anche dare degli esempi in cui invece cambia, cioè quali sono le ipotesi che la funzione deve essere di classe C2, cioè le due derivate devono essere di classe C2. Questo lo dimostreremo, non è che questo è il teorema sull'invenzione dell'ordine di derivazione di Schwarz, che faremo pure questo mercoledì, faremo differenziale totale e inversione dell'ordine di derivazione di Schwarz. Ok? Adesso torniamo indietro e prendiamo una funzione più semplice. Anzi no, questa qua va benissimo. Le derivate prime già le abbiamo scritte. Le derivate seconde, avevamo detto, devono essere qua. Come si indica quella fatta rispetto a x due volte? Si indica così. Allora, vedete, derivata seconda, dx dx significa prima rispetto a x, poi rispetto a y. Invece di scrivere dx dx, scrivo dx qua. Questa qua significa derivata seconda fatta rispetto a x due volte. Cioè, cosa significa? Devo prendere questa e la devo derivare rispetto a x. Cioè, come si deriva? Quello è un prodotto, quindi fa più 1 su 4 x radice di x per 1 fratto y più radice di x al quadrato più 1 su radice di x per y più radice di x al cubo. Cosa ho fatto? Derivata del prodotto, un mezzo x alla meno un mezzo, la derivata fa meno un quarto x alla meno 3 mezzi. Poi ho cambiato segno perché ho moltiplicato per questo. E quindi qua viene più un quarto x alla meno 3 mezzi per 1 su y più radice di x qua. Poi devo fare più la derivata di questo per questo. Ma la derivata di questo per questo quanto fa? Qua ci manca un 1 su 2 radice di x. Quanto fa? La derivata di questo è questo argomento alla meno 2, ma qua, quindi fa meno 2 che per meno 1 fa più 2, che ho semplificato con la radice di x qua, con 2 davanti alla radice di x qua, per y più radice di x al cubo. Poi ci stavano la radice di x e poi devo derivare questo rispetto a x che fa 1 su 2 radice di x. Quindi qua viene
meno 2 che per meno 1 fa più 2, 2 e 2 si semplifica, questo viene meno 2 meno 1 fa meno 3, rimane radice di x, poi però una volta derivato devo derivare ancora questo argomento rispetto a x e quindi mi viene un altro costo sulla radice di x. Similmente possiamo fare, lo faccio qua sopra, la derivata seconda di g rispetto a y due volte. Quella fatta rispetto a y una volta era questa, quella fatta rispetto a y due volte è più semplice di quella fatta rispetto a x due volte, fa meno 1 fratto y più radice di x. Perché questa derivata rispetto a y fa la derivata di 1 fratto qualcosa fa meno 1 fratto qualcosa al quadrato per la derivata di questo rispetto a y. Quindi come vedete queste derivate possono avere difficoltà molto molto variabili. Però sono queste quattro derivate. Ora se volessimo fare le derivate terze potremmo procedere? Certo che possiamo procedere. Quante saranno le derivate terze? Dovrebbe essere 8. Che 2 alla terza. 2 alla terza, no? Però di queste 8, per esempio, saranno 1, 3, 3, 1, perché sarà quella derivata 3 volte rispetto a x, quella derivata 3 volte rispetto a y, quella derivata 2 volte rispetto a x e una volta rispetto a y, e quella derivata 2 volte rispetto a y e una volta rispetto a y. Quindi in realtà sono 4. Perché? Perché quella derivata una volta rispetto a y e due volte rispetto a x la possiamo ottenere. Adesso guardate, le derivate seconde sono queste. Allora, se io voglio derivare due volte rispetto a y e una volta rispetto a x, posso derivare questa rispetto a y, che tanto è uguale a questa, o questa rispetto a y, oppure anche questa rispetto a x. Ok? Queste tre derivate, due, vabbè, erano già uguali in partenza e quindi ovviamente la derivata è dello stesso tipo e quindi sono ancora uguali. Ma anche se derivo questa rispetto a x o se derivo questa rispetto a y, vedrete che viene lo stesso risultato. Poi, se derivo questa rispetto a y oppure se derivo questa rispetto a x, anche qui viene lo stesso risultato. E sono due. Poi le altre due si ottengono derivando questa rispetto a x e derivando questa rispetto a x. Quindi sono 8, ma quelle diverse tra di loro sono in realtà soltanto 4. Certo? E così via. Però questo, allora, inquadrare questo fatto da un punto di vista combinatorio non è banale, ma non è manco difficile. Poi lo faremo in maniera razionale usando i multi indici. Okay. Vabbè, mo fermiamoci giusto 2 minuti. Una cosa breve.